Mr. Fisherman, miġjub lilkom grazzi għal Mr. Fish, fgura, iklin u gżira. Idea Natur Santa Venera, Pintonino Restaurant Valletta Waterfront, Camilleri Marine Tajbix u Vigiline Market Center, Bikirkara u Valletta. Nsellmilkom għal programm ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt ħdejja għandi il-ħabib tiegħi Sandro Nofaroli reġa' aċċetta l-istadina tagħna li jiġi ġewwa Malta u jtina informazzjoni u teknika differenti ġewwa pajjiżna u b'hekk se nqattgħu ġurnata flimkien ħa naraw daqsxejn xejn waslilna dit-darba Sandro. Sandro, I would like to thank you for once again accepting our invitation coming to Malta. I have to say thank you, please, really. It's an honor for us to have you here with us, and also may I tell you that with the last programs, they were fantastic. You know, people really enjoyed watching our programs, and I am sure that also these 3 days we can give to the Maltese people some nice good action. For me, I have to say that it's a big honor, because our friendship, because this wonderful place and this wonderful sea. So let's try to get something and cross the fingers, because you know, we never know. Ekku il-bahar ma nafux xejtina iżda ninsabu fil-preżenza ta' persuna li żgur jaf l-affarijiet sew, u jiena nammira nista' ngħidilkom għaliex huwa persuna li apparti li huwa teknikament bravo ħafna, imma huwa persuna li verament iħobb il-bahar. Dejja għandi lil David, David u ħabib tiegħi wkoll li nistgħu flimkien, kif ukoll lil Clayton. U ma' Clayton illum ukoll sejri nistgħu b'sistema nistgħu ngħidu li diġà urejnija f'posti differenti bis-sistema tal-Preda Pro, u għalhekk meta semmu l-Preda Pro reġagħna l-Clayton magħna biex bekk insandru ħalli nippruvaw naqdu xi lezz minn barra l-port id-darba. Narakom iktar tard. Sorry, can I say something? You introduce all your friends. I don't know Maltan language, but I understood a little bit, you know. But you forgot to introduce, you know, the main star of the day, this wonderful boat. That it's something that we can really appreciate. We are 5 of us, and we have lots of space in 21 feet boat. It's incredible. Thank you. It's true. It's a very nice boat, and we have to congratulate the guy who owns the boat, which is David. It's true. It's a very, very nice boat, and it's very, very good at sea as well.
Okay. Ce ne andiamo a pesca, eh? Okay, ready. Let's go. In navigazione abbiamo avvistato dei tonni che erano in mangianza, allora abbiamo montato velocemente una canna da popping e abbiamo provato a fargli due lanci, ma non abbiamo avuto fortuna, questo è un capitolo a parte e probabilmente ne parleremo in un'altra occasione. Invece adesso i nostri amici stanno preparando degli inneschi molto particolari che dopo andremo a vedere nei dettagli per l'esca morta. Proveremo, siamo su una secca che varia diciamo tra i 15 e i 30 metri più o meno di profondità e proveremo a mezz'acqua con il morto di insidiare qualche pesce. Joseph, mi dicevi ci possono essere barracuda, pesci serra, qualche leccia, qualche riccioletta piccola, insomma proviamo con l'esca morta innescata bene in un certo modo come mi dicevi avete studiato per molto tempo e proveremo a calare queste esche e a fare qualche giro su qualche bella marcatura. Già negli ultimi metri, appena abbiamo rallentato, abbiamo incominciato a vedere dei bei segnali nell'ecoscandaglio. Adesso dobbiamo incominciare a calare e poi faremo qualche passaggio giusto. Sì. Ma scusami, dimmi una cosa, pescheremo semplicemente con il morto, con questo attrezzo che avete studiato voi oppure piomberemo un po' la lenza e la faremo andare a mezz'acqua? Qual è il, diciamo, la tipologia di pesca che faremo? Allora che facciamo? Adesso facciamo due di questi gadget, questa che noi chiamiamo PredaPro, sì. E uno mezza acqua. Sì. E uno quasi sul superficie. Ah, ok. Tentiamo così e al solito catturiamo bei pesci come barracuda, specialmente a questo periodo, che si attacca subito perché il movimento del pesce morto, spero che si può vedere molto chiaro sul nostro telecamera, possiamo vedere il movimento molto chiaro come si nuota il pesce. Quindi sembra quasi vivo, diciamo, per questo sì, è per molto questo catturante. Motivo, molto catturante. Questo è una cosa che è la nascita di questo concetto è che non è facile di far innescare un'esca viva, tu certo, sai, certo. O morto, che qualche volta si comincia a fare il giro. Comincia a girare, se non è bilanciato, se gli ami non sono sì. perfettamente diciamo, infatti, messi nel allora, posto giusto. Clayton è il nostro carissimo amico che abbiamo insieme creato questo prodotto, ma sicuramente lui ha lavorato tantissimo con tanti articoli diversi per far crescere questo prodotto che il pesce si nuota e si fa innescare in solo, Sandro, due secondi. Ah, adesso perché, lo vedremo così sì, lo vedremo capiremo meglio. Capiremo meglio. Joseph, è voluto il fatto che sono le 5 di pomeriggio e diciamo abbiamo ancora 2-3 ore di luce, quindi il sole incomincia ad abbassarsi e siamo venuti a fare questa pesca in questo posto, diciamo è una cosa che voi fate generalmente o è capitato che siamo qui in questo momento? Allora, come momento no, noi facciamo ogni anno pescare per la barracuda. Ah. Sì, anche per la pesce serra infatti e peschiamo in due modi, peschiamo
qualche volta innescando come fa a pescare la ricciola o la dentice con l'esca viva, pure per il barracuda. E abbiamo provato questo metodo, che è più facile perché qualche volta, tu sai Sandro, non ci trovi esca viva, non ci trovi, non è facile, va con la sabicchia, non cattura niente. Allora abbiamo lavorato per far crescere questo prodotto, che si compri la esca, vieni qui, c'è sempre la esca. Sei sempre pronto, sei sempre per fare un bel giro e catturare pescare qualche bel pesce. Sì. Allora, io direi inneschiamo e mettiamoci in pesca, dai. Ok, Clayton, sei pronto? Sì, sì. Ok, allora cominciamo. Metti quella punta nel buco, si chiudi con questa la testa che non si muova, questi due ganci così si lasciano le, come si chiama Sandro? Le branchie chiuse. Le branchie chiuse e è tutto pronto, guarda, abbiamo messo un wire di 20 libri. Ah, ok. Tutto pronto, c'è il piombo, che questo è molto molto importante perché si lascia il pesce nuotare molto molto dritto e bene, e anche si può nuotare fino a 6-7 nodi, Sandro. Caspita, molto sì, veloce. 6-7 nodi. Adesso speriamo che possiamo vederla nuotare anche su questo livello, okay, di velocità. Io direi calate perché abbiamo delle belle marcature nelle coscandaio. Infatti, vai, bravo. Caliamo e vediamo che cosa succede. Ok, dai, 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 dai. Dopo aver innescato nel modo che abbiamo appena visto l'esca, questa losa che hanno portato, che era decongelata, hanno filato 3 metri di terminale dello 0,50 in fluor carbon, una girellina per scaricare le eventuali torsioni dell'esca e poi hanno del multifibre da 20 libbre. Dopo circa 25 metri hanno posizionato un piombo da 300 grammi e dal piombo alla barca hanno filato in mare ancora 35 metri, quindi si presuppone che quest'esca stia lavorando alla velocità di 4 nodi e mezzo, stia lavorando intorno ai 12-13 metri. Le attrezzature sono piuttosto leggere, una canna da 4-6 libbre di lunghezza 7 piedi, quindi 2,10 metri circa, e un mulinellino un 6 libbre con imbobinati 350 metri di multifibre, sempre da 20 libbre. Un'attrezzatura mi sembra abbastanza sportiva e divertente. Adesso vedremo qual è la taglia dei pesci che sono presenti in zona, speriamo di prenderne uno il più presto possibile per mostrarlo, e niente, non ci resta che fare qualche giro su queste bellissime marcature e avere un po' di pazienza. Thank you.
Allora, Joseph, mi hai parlato di questo bellissimo attrezzo, facciamo vedere ai nostri amici a casa come si utilizza e come si innesca un'esca come questa. Innanzitutto abbiamo una losa, quello che volgarmente noi chiamiamo sardone. Noi chiamiamo sarda. Ah, sarda, benissimo. Non siamo molto distanti, ci separano 60 miglia, insomma. E, in effetti questa è congelata e poi portata a temperatura ambiente piano piano, mi dicevi. Sì, è molto molto importante di essere decongelata bene. Decongelata bene, specialmente okay. La coda. Perché sennò non nuota nel modo giusto. Bravo. Diciamo. Ok, allora vediamo questo innesco, dai. Sandro, molto semplice. Allora, apriamo la bocca, mettiamo... Ecco, così chiudiamo con questo pin. Questo spillo che praticamente va a bloccare la testa del pesce all'interno di questa armatura metallica. Ok, giriamo e mettiamo questi due qua per chiudere. Questi sono degli altri spilli, diciamo, che si mettono lateralmente e hanno la funzione, se ho capito bene, di non far riaprire le branche. Bravo, così siamo già quasi pronti, Allora, dopo prendiamo l'amo. Mettolo così dentro. Ah, tu usi un ancorotto con del filo di rame. Sì, e il filo di rame mettiamolo dentro così che l'amo non si muove, dai. Ah, ok, una sicurezza per tenere l'amo. Sì, per tenere sempre l'amo sempre stesso posto e dritto. Basta, okay. Siamo a posto, siamo pronti, Sandro. Quindi è anche molto veloce, sì, l'innesco. Ho detto con 10 secondi. Tecnica. E siamo bene. Pronti. E adesso dobbiamo vedere come nuota, dai, caliamo. Ok, dai. Inselm il-kom u edin fil-prezenza tal-ħabib tijaj Marko sellimlek ir-rokna tal-Aquariums. Drabi oħra f-Mr. Fisherman wassanna din ir-rokna un-istanajd il-kom li kienet intlaqtet ħanajtek b-entuzjazmu kbir. Ir-kejjen zar ħafna iżda ovvjament puntuali fil-dettal un-istaw un-waslu kif wieħed jista jibda dan il-hobby sabiħ ukoll ovvjament relatat mal-ħut. Marko, kif aħna kollox sew? Ok. Marko, għandek hekk mejda verament sabiħa armata u kif għadna lit-telespettaturi tagħna llum hemm xelta kbira kif wieħed jista' jarma aquarium u jsebbaħ id-dar u ovvjament ikollu il-hobby tiegħu bħala aquariums u jista' irabbi l-ħut. U llum għandna quddiemna dan l-aquarium u qatt li Josef ħanispjega ftit malajr kif wieħed jarma aquarium sabiħa d-dar u mhux ikkomplikat. Nħalli f'idejk, Marko. Iva Josef, għandna dal-akwarju llum naraw in-nies kif innarmaw malaj, kien tista. Nippoġġaw essel gravel, mbagħad nimmlew bil-ilma normalment. Sewwa? Importanti gravel dejjem għaddaf. Importanti wara 10 minut l-akwarju għadu wara ċertu prodott nagħmlu ġol l-akwarju, abbak nevitaw ċerti problemi tal-ilma. Tal-batterija wkoll. Problema tal-ammonja, klorin, eċetri. Mbagħad Neċallu mill-ewwel il-pompa e bdejna nagħmel il-ħut wara jumej tri dej. Mela, sempliċi, l-ewwel nagħmlu l-grefil, nimleħu bl-ilma, inħallu jumej klieta u wara jumej klieta nkunu nistgħu mbagħad inpoġġu l-ħut. Ċert. Tlaqna. Veru jisu dal-akwarju, Joseph. Veru anke il-manutenzjoni, ma dan ġandu manutenzjoni. Importanti ħafna. Importantissimi. Il-fanomi. Il-bidu jgħidu l-ekiva. Mbagħad. Ekonomiċi. Ikollu ġuħduħsi fil-ġenituri.
anche il consumo dell'elettrica eccezionale, quello abbiamo andato con l'LED. Fai a Pafna Proset. A qualche ora hanno con il filter, muci derce, per eccezionale, muci normale, acqua rezzare, dice il filter. Deve dire qualche giro filter, per muci derce, con lo smaluin. Fai a Proset. Siamo in Grevin, necessitiamo una rapianti, adattata al colore, dipende dall'ambiente, quando già dato. Con le celeste e se ne vedevo nell'elmo bell'elmo. Marco, wasanna fl-aħħar ftit biex imlejna l-aquarium u nistgħu ngħidu li bil-mod il-mod imtela l-aquarium u għandna l-aquarium lest bil-pjanti ppustjati lesti issa. It-tieni step wara li nagħmlu dan. Naraw imlejna mill-modu esatt, nixxallu l-akwarju, nixxallu l-pompa, nagħmel nixxallu l-pompa. Naraw kollox fil-post, nagħmlu nara mediċina ta' klorin. Prodotto a clorine, nomino prodotto antistress, dejjem qabel nagħmel il-ħut, dejjem nagħmel prodotto antistress. U ovvjament xorta daj isir mal-ewwel u nħallu kollox jum għal jumej. Jumej, idu. Wara jumej, hawnhekk għandna l-borza tal-ħut. Ninintlu bil-mod. Għalli għodu nara il-ħut in bazi temperatura. Dawn huma affarijiet ara verament importanti, ġifieri Marco xeħet il-borza b'kollox, ħallija ġol aquarium hekk biex bejn. Minuta, nidalu nara ilma. Mal-ewwel. Nidalu nara ilma mill-ewwel. Għall-ħut tidraw l-ilma kif inhu l-akwarju, ċertu kimiċi, bakterja kollox. Kull 2 minuti o 3 minuti. Dejjem insidu nara ilma, Joseph. Issa mur l-aħkar biċċa, nabat il-kop bil-mod. U nibdew intellaw il-ħut bil-mod ġol kop biex impoġġuhom fl-ekwerju. U dal-ħut jisimhom? Neon Tetra. U hekk anke dan id-dawl, Marco, verament jitfa ambjent ta' dawl sabiħ ħafna ġol l-ekwerju. M'għandix dubju li it-telespettaturi qed jaraw minn xi ħaġa kif ġiet kreata malajr u kemm verament żgur is-sebaħ id-dawl. Ħaġa eleganti. Eleganti. Proset, Marco, nirringrazzjak il-ħin wasal ovvjament biex jagħmel tiegħu wkoll bħal kull programm iżda għandna vantaġġ ieħor għaliex se naraw il-Marco f'programm ieħor f'Mister Fisherman jitina spjegazzjoni oħra fuq il-ħut. Grazzi ħafna. Grazzi Marco, proset. Abbiamo riaggiustato meglio l'amo nell'esca e la ricaliamo. Adesso siamo a 5 nodi, quindi la velocità è sostenuta e ogni tanto si può muovere, può capitare che si muova l'amo, diciamo, sull'esca e che non nuoti bene. Quindi la ricontrolliamo, è perfetta. Adesso Joseph ricala. Va bene. Vai.
Joseph, le ultime luci della giornata, sta tramontando il sole, ci hai portato in un posto un po' strano, sembrerebbe quasi un porto industriale, dalle parti nostre è vietato pescare nei porti, invece qui... No, qui si può pescare, l'importante è di avere l'etica, di non disturbare quando c'è qualche lavoro della mattina, ma alla sera non è un problema. Sì, ho portato qui perché sfortunatamente sulla secca non abbiamo preso nulla, hanno calato le reti e purtroppo era anche complicato pescare sulle marcature giuste. Giusto, infatti abbiamo entrato nel porto e facciamo questo giro, anche aspettiamo un pochino, io ce l'ho fiducia ancora che qualche barracuda si può toccare, dai. Va bene, allora dai, non è detta l'ultima parola, resteremo anche, mi dicevi, eccolo. Ha mangiato, hai visto, sì, hai visto, sì, eh? Sì. Di nuovo è venuto, eccolo. Ma qua solo barracuda ci sono? No, c'è pesce serra pure qui. Ah, questo era pesce serra, eh? Sì, possibile, dai. Vabbè, insomma, Joseph, qua ce la dobbiamo ancora giocare tutta quanta. Sì, dai. Sì, dai. Fino a buio. Va bene, dai. Dobbiamo controllare perché sicuramente ha mangiato. Dai, allora tira che vediamo le condizioni dell'esca. Infatti, guarda, proprio un pesce serra. Vabbè, dai. Comunque, mettiamo velocemente un'altra. Questa è la cosa bella del Preda Pro, che in 10 secondi cambi l'esca. Giusto, dai. Dai. Proprio un attrezzo da competizione, è vero? Joseph, finalmente uno strike, sì. Che cos'è? Non lo so, ma penso che anche a questo momento, questo... Le ultime luci proprio, le ultime ombre. Ombre, penso che è una barracuda, dai. Vediamo, sta per arrivare il piombo, sai? Ah, bravo. Dai, fai un passo indietro, fai un passo indietro. Complimenti, ma Sandro! Complimenti a te, guarda che bel pesce, mamma mia! Guarda, Tanta attesa, mi è valsa proprio la pena! Sì, un bel pesce! Facciamolo vedere! Una bella barracuda, eh! E quindi allora questo preda, attenzione!
Questo Preda Pro funziona? Sì, funziona bene e anche possiamo catturare anche più grande qui. Veramente? Sì, sì. Questo sarà 1,5 kg. Oh! È un ribelle, è un ribelle. Ok, così. Guarda che bello, mamma mia. Guarda, i colori sono bellissimi, eh? Sì, sono stupendi, veramente sono stupendi. Anche sono buonissimi per mangiare, anche pure, eh? Sì. Vero. Bravo, Joseph. Ah, allora continuiamo a pescare, dai. Vai! Il morale è tornato su alle stelle, come sempre. Bravo, bravo, dai. Continuiamo a pescare in questo posto che c'è. Abbiamo visto che c'era molto mangianza. Ah, abbiamo entrato su questo mangianza e abbiamo avuto risultati, dai. Bene, bene. Dai, allora un altro giro. Dai, David, innesca un'altra canna e cala. Questa è la gente che ha fatto 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 la veramente palat tajjeb ġewwa ħalli. Insellimlek ċar. Insellimlkom. Nirringrazzjak tal-li ġejt il-qajtna ġewwa l-Ċina. Jiena ma niddejjaqx insemmi wkoll li araw daqsxejn l-indafa ġewwa din il-Ċina ta' ċali. Nista' ngħidlek proset ċal. Kull darba li ġej ġodin il-Ċina importanti għalina. Dejjem kien. Għax jitlu ħafna klienti għawġi. Alta kwalità. Insomma, nista' ngħidilkom li verament Ċina la diva. Se toffri li. Illum ara sajna ftit. Ftit sitx. Sewa? Palma ta' fndi ta' tkarħir. Ekku, għalix għanna sitx lokali li jinqabad mis-sajjeda u mid-dilettanti u għanna sitx ukoll li jinqabad metodi differenti. Mhux bil ħafna, ma għal-reċetta li ħanamlu tajjeb għax tari. Ħanamlu l-inka ta' s-sitx illum. Sugonero. Sugonero, nista' ngħidilkom. Jiena ġieli doċċi sugonero u ħanuħu pjaċir ħafna żgur indu s-sugonero ta' ċali mela. Ħanna tfulhom bil-mod ħalli. Tajjeb li forsi. Nurum mqar waħda t-telespettaturi tagħna ħbib tagħna d-dar kif forsi jneħħu din il-linka. L-importanti idejk, toqgħod attenta li dejk. Mela. Il-fuq, tiftaħa, subajk it-tnejawek, u diġbida. U naqala u maladma. U l-inka. Emmi, u dik hija l-borża tal-linka. U titfaħom dejjem iż-żomma sakemm issajhom fl-ilma għax tinxe fil-linka. U ma tistax tifriża. Ġifieri jekk wieħed se jiddeċiedi li jagħmel sugonero din ir-riċetta għad-dar. Kemm jista' jkun meta jixtri s-sitx ma jaqbad. Irid ikun frisk. Irid ikun frisk, irid imur id-dar. Ma tistax tixxi wieħed l-inka frizzata. Lis-sinjura jgħidilha siċċa frizzata. Illum sugonero. Ħanu lihom kif għax il-biċċa tan-nofs tittelimina. Għax kull mija hija biċċa ġilda biss. Ċal, mistoqsija importanti. Kemm ikollok bżonn l-inka l-familja pereżempju ta' sitta? Ara,
kollokki l-osiċ. Sewa. Tkun abbasta biżejjed. Biżejjed li żomm il-boros tagħhom kollha. Biżejjed, hi l-importanti. Importanti tagħhom kollha. Ġifieri importanti li nwarbuhom kollha. Il-borża. Jiex taħtu xorta sakemm isajr. Kumbat minn hemm. Għax huma jinxfu mill-ewwel. Mbagħad se jkompli ċali jgħidilna il-ħin adattat ħanajtek li tinxteħet din il-linka biex ovvjament tagħti il-palat tagħha mal-ħin. Għanqattaw baslafina. Dik ma nagħmilhiex ċalta ma jien. Hux ma tagħmilhiex. L-importanti li s-sikkina tkun taqta. Dak is-siċ li qattajna. Ibsar. U nofstat sambit. Nbiet li tkun aħmar. Għaliex aħmar ċal, nistoqsija importanti. Mela, din ir-riċetta fani naf bl-inbit aħmar. Inti kreajta. Eħe. Proċess. Issa. U hawn min juża ta' dam, jiena nuża ftit konserva l-riċetta. Tikkonna. Nistgħu ngħid jiena ħankun sinċer din hija riċetta li oriġinali ħafna għaliex l-imbit aħmar konserva flok ta' dam, jiġifieri ħa naraw daqsxejn issa nistennew x'palazz se toffrilna din riċetta hux hekk. Issa jiena l-linka tas-siċċ rfajta biex inqlajnija u ndawra bi-blender. L-ħin intella ħftit iktar al dente minn normali. Biex inkomplu nsaħħu ħftit kollox. Biex il-linka tiġi sewda sabiħa. ċal, da l-ħin. L-ħin issa. Kif għadna ħan tellaw daqsxej qabel, inti tista' tmur toqgħod bil-qiegħda. Jiġifieri bil-lest ir-riċetta. Bil-lest, bil-lest. Ta' malajr ma neħu ninsib posti. Bil-lest. Ciao, ċal, proset. Ringrazzjaw passat Natasha li dem. Nsellem lek Natasha kollu sew illum. Nsellem lilek, buon appetito. Grazzi ħafna ċal. Jien nista' ngħidilkom bib tiegħi li minn ġol kċina ma flaħt nistenna iktar. Għaliex il-palat u r-riħa li bdiet ħieġa ta' dan is-sugonero żgur li se jorqos ħafna mit-telespettaturi tagħna. In-nies li jarawna faċli fiha daqsxejn ilhom imma. Proset ċal, grazzi ħafna. Ħa nibda neqleb jiena. Buon appetito. Grazzi ħafna. Allora Joseph, una pescata molto tecnica e molto particolare, veramente è stato molto bello vedere come nuotano queste esche morte, sembrano praticamente vive e non vedo l'ora di tornare a casa per provare questo artificiale, diciamo questo misto tra esca naturale e questo attrezzo che voi avete sviluppato, perché mi sembra che possa essere, diciamo, utilizzato secondo me dalle parti nostre anche per altre tecniche. Una mezza trena d'altura da guglie imperiali, perché
visto che mantiene bene la velocità, i 4, 5, 6 nodi, probabilmente diciamo possiamo trovare delle altre applicazioni, ecco, anche la pesca dei serra e dei barracuda come abbiamo visto qui. Purtroppo abbiamo avuto qualche mangiata, ma i pesci non sempre hanno collaborato. Diciamo che questo è lo stimolo per ritornare a mare, a pesca e affinare ancora di più la tecnica, l'innesco, la dimensione dell'amo. Queste sono tutte cose che poi ci danno la carica, ecco, e la voglia di ritornare a mare per capirci ancora di più. Io ti ringrazio per questa bellissima esperienza e un saluto da Sandro Nofaro e da Joseph Camilleri e da Malta. Anche ai nostri amici che hanno visto tutto questo entusiasmo. Va bene, alla prossima. Alla prossima, grazie, ciao.